You're indestructible, always believe in gold. Gouges Saré di Atelier Deso. Atelier Deso nasce dal desiderio di creare ed esprimere una visione personale dell'alta profumeria francese. La ricerca della perfezione nel proprio artigianato. L'arte della profumeria e l'uso ed il simbolismo dell'oro sono i fondamenti che stanno alla base della filosofia di questo brand. L'oro e la ricerca dell'eternità si mescolano nei loro profumi ad essenze rare. L'oro rappresenta la luce del sole, l'energia, la radiosità è essenziale ed immortale in questa infinita ricerca della perfezione. La visione del suo direttore artistico Jean-Philippe è quella di esprimere un uso moderno dell'artigianato raffinato e dell'arte sviluppata attorno alla sua sensibilità espressa nella ricerca della bellezza e dell'estetica e la sua mission è creare dei profumi che fondano insieme questi elementi e diano eh, a chi li indossa piacere ed ispirazione in ogni momento. Il brand nasce nel 2015. La caratteristica principale eh, è la presenza di una spolverata d'oro in ogni fragranza e il flacone nella parte anteriore riporta un'incisione. Che è resa ancora più evidente appunto da queste particelle di oro che si muovono all'interno del profumo non so se si riesce a vedere bene però è molto lussuoso molto bello i profumi colpiscono per le loro essenze pregiate e, um, usano um, dei materiali delle materie prime Nobili usano spesso il paciuli, l'incenso, l'ambra, eh, il cedro, la vaniglia e anche note fruttate ed agrumate, ovviamente. E anche loro hanno mh, organizzato i profumi in base a eh, delle diverse collezioni. Innanzitutto abbiamo la Black Collection e la White Collection, la Collection Riviera e la collection o e l'ultima arrivata la frivolité della black collection fanno parte i profumi quelli belli e sontuosi i quali hanno un'ispirazione una storia distinta per ciascuna fragranza sono audaci sono ispirati a viaggi miti sogni e così via la White Collection comprende tre profumi e sono ispirati all'eterna ricerca della felicità. Ogni profumo sviluppa un tema diverso nel viaggio per trovare la felicità, ma visti in prospettiva sono come un, un trittico. La Costa Azzurra è al centro della collezione Riviera, quindi immaginiamo ampie viste sul mare. L'azzurro profondo del colore del mare, colori vividi e paesaggi naturali, insieme alle vestigia della vecchia scuola glamour di profumeria, sono evidenziate in questi profumi della collezione Riviera. Vi è poi uh, che conta soltanto una fragranza, una colonia molto moderna, che celebra la vita. E I colori, infatti, il nome è Blanche Polychrome. Speriamo di averlo pronunciato bene. L'ultima collezione, la Frivolite, conta due fragranze, le ultime nate in casa, Atelier Deso, che sono ispirate alla leggerezza, alle emozioni positive, al divertimento sano, alla. Um, alla giocosità sono infuse dal senso di, di appunto di spensieratezza e sono diciamo così state dettate come una necessità di ritrovare il un lato leggero della vita dopo il periodo buio che abbiamo trascorso tutti quanti a livello mondiale. Ouija Sare fa parte della collezione della Black Collection. Nasce dopo anni vissuti in Medio Oriente ed evoca la generosa ospitalità dei popoli medio orientali e il riferimento su, di questo profumo riguarda le antiche rotte commerciali eh, attraverso gli aridi deserti della penisola arabica e nella piramide infatti troviamo mh, degli elementi che Fanno parte della tradizionale ehm, frutta presente in quelle zone. E infatti, c'è oltre al gelsomino in apertura e la cannella, la prugna. È molto importante la presenza dei datteri nel cuore, insieme all'eliotropio e, e al paciuli. E poi, in base, troviamo il balsamo del Perù, il sandalo, la vaniglia e il legno di guaiaco. Immaginiamo il caravanserraglio che arriva all'oasi e si ferma, si, si riposa al momento del, del bisogno del riposo. C'è questo momento di condivisione del cibo, della frutta, del, di se stessi sotto i cieli del deserto. La fragranza è, se si può così definire, cupamente romantica, lo so, è una definizione un po' poetica, ma ha, ha un temperamento comunque ambrato. È molto dolce ed intensa e ha un, un odore unico. Vi dico unico perché eh, il dattero, come nota nei profumi, non è molto usata, anzi. Ce ne saranno sicuramente altri, ma io non, eh, non ne conoscevo altri prima di luce Sare è molto molto buono anche se effettivamente ha una dolcezza avviluppante, comunque è pazzesco, cioè ah, in apertura Ah, è meraviglioso, c'è questa, questa prugna con la cannella, ti, ti avviluppa proprio, ti avviluppa le narici e si sente leggermente un po' già la presenza del dattero, ma arriva tra qualche, tra qualche momento e quando arriva si mette qui e non si toglie più. È molto dolce, molto intensa. È voluttuosa e è anche esotica. Non è una fragranza che possa farci pensare alle profumerie, alla profumeria nostra occidentale: eh? assolutamente no. Sembra proprio di essere davanti ad un vassoio di frutta esotica, ripieno di, di tutta questa frutta essiccata con il miele colato. Questa è un po' la sensazione che, che dà. Il gelsomino, ma io lo percepisco appena: è molto delicato, non è indolico. Mentre invece la prugna e la cannella si sì, ci sono a proprio pieno corpo. All'inizio, all'inizio, all'inizio c'è una delicatissima nota. Che mi ricorda, non so l'insieme probabilmente, sembra quasi di avere il vin brûlé sotto il naso. Mmm, è dolcissimo. Questa, questo profumo è veramente dolcissimo. Poi, quando arriva il dattero, cambia eh? questa parte più, fra virgolette, leggermente alcolica proprio va in down, non va in drive, va proprio in down totale. Cambia, sì, cambia e, e appunto. E c'è il dattero, è il king proprio della, della fragranza, è lui il re della fragranza. Eh. È molto dolce, è molto terroso, è orientale, esotico, quasi edibile. Ti, ti viene quasi voglia di di, di, di. di mangiarti questa frutta secca, capito? Cioè, proprio quella delle feste, no? Quando si fanno le belle. Eh, le cene, i pranzi di Natale della Vigilia che arrivano questi vassoi con la frutta secca i fichi secchi i datteri e le prugne così e magari però vicino c'è anche il vin brulé buonissima e, mh, la base legnosa sicuramente rafforza l'apertura eh, la dolcezza dell'apertura la vaniglia non si distingue. Non è un profumo in cui la nota di vaniglia fuoriesce e dice ci sono io toglietevi tutti, no, non si distingue perché è molto ben eh, accordata a tutto il resto delle note. Insomma, e, a mio avviso è un profumo unisex però. Ehm, vi devono piacere molto i profumi dolci, solo che qui c'è da sottolineare che non è un dolce zuccherino, tipo che ne so, il biscottino, tipo il, il dolcetto che ne so, che si può trovare in altre fragranze. Quindi quel gourmet molto quasi stucchevole no? che dà anche fastidio dopo un po'. È un dolce naturale, ripeto, è una cosa incredibile. Cioè, sembra veramente di avere i datteri sotto al naso, è stupefacente questa fragranza. Ripeto, deve piacere, deve piacere questo tipo di profumi molto dolci, molto avvolgenti, molto caldi. E comunque, ripeto, per me è unisex: e ha delle grandi prestazioni, dura moltissimo. Io parlo sempre per la mia personale esperienza, ovviamente poi magari arriva qualcuno con la pelle, con una chimica completamente opposta e gli dura tre ore e poi svanisce, adesso io non so, questo è sempre molto relativo, per me è una fragranza che dura tanto, ovviamente è adatta a questo periodo che stiamo vivendo adesso, quindi comunque autunno-inverno, non è una fragranza che vedo bene... Mh, in primavera o in estate perché non ha assolutamente delle note fresche mm. no e poi più va avanti più si scalda si sì, è molto adatta al periodo festivo e tra l'altro come al solito io qui eh, dico sempre la stessa cosa eh, interessata, soprattutto affascinata da questo oro 24 carati che, che, che fluttua nella fragranza, bellissimo, avevo visto del, delle cose, insomma dei video, delle recensioni di, questa, di questo brand e ho acquistato il solito Discovery e ho preso ehm, Ugesaree, ma ehm, ce ne sono altre che prima o poi arriveranno a casa mia perché sono pazzesche e vi, vi faccio una spoilerata: Uno è l'Armée du Désert. Scusate la mia pronuncia francese fa un po' vabbè, però eh, purtroppo io non, eh, non sono molto brava in francese, e l'altra è una del, del gruppo delle, delle White, sono indecisa fra due, quindi non so ancora quale. Comunque, la Comer du Dessert è fantastico perché è, è simile a Gouges Saré Ma ha in più delle note d'incenso che la rendono un sexy pazzesco. Infatti, il campioncino io l'ho sdraiato e vabbè. Però con calma perché voglio prendere altre fragranze di altri brand. Poi, adesso c'è stato il Black Friday, quindi immaginatevi, io ho i carrelli pronti a due settimane. Comunque, tornando a noi, è una fragranza molto lussuosa, si sente tantissimo veramente che qui usano delle materie prime top level, ragazzi, top level, e vi consiglio di andarle a provare perché sono meravigliose. Quindi, io sono giunta al termine anche per oggi e vi ringrazio se siete rimasti con me fino alla fine. E se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale e mettetemi un like, perché tanto non vi costa niente, è gratis. Eh? <ride> Però a me aiutate, aiutate a far crescere questo canale che è ancora piccolo piccolo. Soprattutto, se già conoscete il brand o avete già acquistato una delle loro fragranze, scrivetemelo perché io sono curiosissima di sapere le vostre opinioni. Mi piace il confronto, parliamone un po' insieme, ok? Io vi aspetto, a breve uscirà il video di recensione delle, delle fragranze, quasi tutte le fragranze del brand, e eh, vi aspetto qui sul canale Il profumo del giorno per parlare di un altro nuovo profumo molto molto interessante. Mi raccomando, eh, ditemi cosa ne pensate. Un bacio e a presto, ciao!